Buongiorno, come ogni mattina, stessa storia, pigiama, faccia sfatta e anzi, non vorrei riprendervi il mio cerchietto, ma credo di doverlo fare per, come posso dire, per una cosa mia personale, sì, voglio proprio farvelo vedere. La 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 la. Ecco, questo è il cerchietto di oggi, in realtà è il cerchietto che sto usando ultimamente. Aspettate che esco un attimo, che ho usato ultimamente per tipo la mattina quando mi lavo la faccia o cose del genere, no? Perché è molto rigido, anche se sembra una pazza. L'altro giorno mia nonna è venuta su in bagno, mi ha guardato come se fossi pazza, però vabbè. A parte questo, avrete visto il vlog dei nuovi capelli, quindi penso non vi sia preso tipo un colpo, come tipo tutte le mie amiche, Ila, ti prego, dimmi che è una parrucca. Che loro sono un po', a parte come una gabbaia, standard, cioè o sono bionde o sono brune, capito? Quindi questi colori non li farebbero mai, invece io tipo, sì, yeah. Comunque se non avete visto il video dei capelli ve lo metto nelle schede di informazioni. Vi faccio vedere bene. Perché nell'altro video comunque non si erano visti alla luce del sole. Devo entrare perché c'è una che qua mi abbaia. Comunque adesso è l'ora di pranzo e oggi io volevo riuscire ad andare a vedere il film di Bridget Jones Baby, anche perché è uscito qualche giorno fa, io sarei voluta andare il primo giorno ma avevo l'appuntamento per i tatuaggi, quindi non sono potuta andare il primo giorno, intanto qua pila di padelle e quindi volevo andare oggi. Ho visto sul sito del cinema che praticamente già tutti i posti sono quasi pieni, perché al cinema dove vado io penso a tutti ormai si possono prenotare i biglietti prima, se avete la carta o con la carta di credito, PayPal, ormai vabbè con tutte, e quindi fatto sta è pieno di gente, quindi se spero mia madre ha la carta piena carica per poter fare il pagamento, le cose, eccolo, le prendiamo, altrimenti cioè non ce la rischiamo andare là e poi comunque, cioè capite, non c'è il film, e visto che tutti gli altri li ho già più o meno visti, chi al cinema, chi su altre definizioni, quindi io volevo andare semplicemente a vedere questo di Bridget Jones. Detto ciò, ah vedi, meno male c'è già la tovaglia e adesso accendo la TV, sicuramente ci sarà sempre qualcosa di molto interessante. E vi faccio vedere dopo cosa preparerò, perché non lo so. Ok, mi sono praticamente dimenticata di farvi vedere cosa abbiamo mangiato a pranzo, però semplicemente io ho mangiato la pasta in bianco, burro e parmigiano, poi ho mangiato il melone e invece mia madre e mia sorella anche i bastoncini, ma io non sono una grande amante del pesce in generale, quindi ecco. Diciamo che no, ho preferito non mangiarlo. Comunque, visto che il vlog, visto che sono le 3, è passata un'ora dal vlog, i capelli mi sono piaciuti tanto, sono molto felice perché naturalmente sono strani, cioè se mi conoscete da prima, insomma lo sapete, cioè ad esempio ho girato questo video che è l'ultimo video con i capelli normali, normali, vabbè, di prima, erano così, quindi da così. A così c'è una bella differenza. Però sapete la cosa che mi piace di questi capelli? È che rende il viso luminoso. Belli, mi piacciono. L'unica cosa è adesso dovrò trovare un colore per le sopracciglia. Perché quello che usavo di solito non mi piace. Cioè già ieri ho visto non mi ci piaceva insieme. Quindi vedo un attimo. Tanto adesso mi devo truccare. Perché alle 4 c'è il film, sono le 3. Dobbiamo andare prima per riuscire a prendere i biglietti praticamente. Tanto qui c'è Giordana che mi sta scrivendo. Aspettate che vedo che vuole. Dicevo, non avevamo abbastanza soldi sulla carta del cinema, la dobbiamo andare a ricaricare, quindi speriamo di riuscire a prendere i biglietti anche solo andando lì in orario decente. Sì, sapete cosa faccio adesso? Invece di mettere YouTube, metto Grande Fratello Live, che anche quello non lo vedo da il 15-18. Non so se mi seguite già su Snap o vari social. Però sicuramente ecco chi mi segue lì sa che io tifo per Bosco tutta la vita. Non mi piacevano le Mosetti, però sinceramente mi sono un po' ricreduta, soprattutto sulla madre più che sulla figlia, perché mi sta sempre un po' sul cavolo. Ecco, è iniziato.
E c'è il Dama e la Pamela qua che lavano le cose. Il Dama ti amo. Eccolo. Cioè, raga, mi è uscito pure uguale. Del Tugurio forse è l'unico o l'unica che non mi piace è Pamela. Pamela, giusto? Sì, lei. Questa qua. Anche perché, cioè, la cosa strana è che nella live fanno sempre e solo vedere il Tugurio. Sempre. C'è la casa sopra, non la fanno quasi mai vedere. Quindi vado, mi restauro e ci vediamo dopo. Allora, alla fine siamo venuti qua al cinema e mi ha appena fermato due signori. Tipo, dov'è la via? Bla bla bla. Tre. Raga, quando mi si accostano così le macchine mi mettono un'ansia. Comunque, no, dov'è la via? Cioè, non è che io abito qua, Lo vedi che sto andando al cinema. Vabbè. Comunque, siamo qua e niente, cioè, è un po' tardi in realtà, però. Speriamo di trovarli i biglietti. Adesso entriamo. E insomma, ci vedremo dentro la sala, spero. Siamo dentro, abbiamo preso popcorn. Si vede poco, ma ci siamo. Allora, siamo appena tornati ed è successo ciò. Oh, what the fuck? È enorme! Raga, la cosa più brutta del mondo. Wendy! Oddio, Wendy sta facendo la cacchina. Grazie di questo regalo. Considerazioni sul film. No, raga, è stato proprio. Cioè, non è il film dell'anno sicuramente perché ce ne sono i più carini, però vi giuro. A parte il fatto che vi ammazzate le risate, io adesso c'ho paura che ci siano i giochi da tutte le parti. Uno non so niente, poi me lo vedete camminare tipo uno sopra il braccio. Non vi dico niente naturalmente perché. Se lo volete andare a vedere, lo andate a vedere. Però è davvero carinissimo. Ti fa ammazzare le risate. Ci sono stati dei pezzi io pensavo tipo di soffocare. Perché è davvero super divertente. Ma proprio lei, l'attrice, come fa le facce. Non so pronunciare il nome di questa attrice perché è mezzo svedese, non lo so. C'ho tutte quelle lettere strane con puntini sopra. E penso sia svedese comunque. Quindi niente, ve lo consiglio. Come sempre, io vi dico sempre sì e no. E invece mia madre e mio padre sono andati a vedere E io prima di te. E Giorgia già avevamo visto però sul computer. E si sono messi a piangere tutte e due. Alla fine, sempre, soprattutto perché quello è l'effetto. Domani ritorno alla vita di sempre, cioè. Vado a scuola guida, vado a fare i test perché mancano meno di 2 settimane al mio esame di teoria. E, se riesco stasera edito questo vlog anche. Poi ecco il video che dovevo editare lo edito domani appena torno dalla patente. E adesso invece mi metto a guardare il Grande Fratello Live. Avrete visto, andrà online domani che è lunedì comunque, sul primo canale il video decluttering. Cioè, di tutte le cose che metto a posto, la cassettiera, i trucchi e bla bla bla. Il fatto è che ho registrato il primo, quello dei rossetti, mi sono persa il video degli altri due cassetti. Cioè, proprio che l'ho registrato, ho cancellato per sbaglio tutti i file. Quindi, se qualcuno sa come recuperare i file, ben venga, altrimenti non ci saranno altri video decluttering. Cioè, questo è il succo, insomma. Questi sono alcuni degli ombretti che sono riuscita a sistemare. Che praticamente ho fatto questo. Vi faccio un breve decluttering qua. Allora, questo è quello delle labbra, ok, l'avete visto. Questo è quello degli occhi. C'è la sedia, ma spiegatemi. Ok, allora, qui le cose occhi. Vedete, l'ho rimesso a posto. Praticamente, visto che questo cassetto stava dentro a quella cassettierina blu là sotto, non li usavo mai questi, quindi ho deciso di fare questo, cioè fare tipo doppio piano e usarli di più. E queste sono le cose viso messe a posto, a parte questa che stava qua, messe più o meno a posto. Tra l'altro sto leggendo tutti i vostri commenti, sempre sui capelli, i nuovi tatuaggi e volevo fare una piccola precisazione per chi conoscesse Deborah, che anche lei ha un canale su YouTube. Lei ha fatto praticamente quasi il tatuaggio uguale. L'unico fatto è che l'ha cambiato anche lei. Però la foto originale è la stessa, quella a cui abbiamo preso ispirazione. Non è stato niente ricopiato da niente. Cioè, questo è giusto così per farvelo capire. Perché già una persona me l'ha scritto. Ila, non si copiano i tatuaggi, cioè quando in realtà
è tutto un copiare da questa. Originariamente, vedete? Ne sto approfittando del fatto che sono ancora truccata perché sto provando un po' di make-up che possono star bene con questi capelli. E ne ho provati un po', cioè no, l'ho tolti, l'ho rifatti. E sono arrivata alla conclusione che questo è uno dei miei preferiti. C'è un look un po' più darkettone, non so se ci intendiamo. E vi zoom un attimo, a parte qua tutti i brufoletti, vabbè, lasciamo perdere. E è molto darkettone rispetto a quello che faccio io. Secondo me sta bene con questo colore. A parte il mio naso, guardate, è tipo scivolo. E niente, mi piace. Poi oggi ho riusato il coso delle sopracciglia di Anastasia, che è il colore che ci sta meglio, secondo me. E volevo rispondere a una domanda che mi viene fatto sempre. Cioè, oggi ho messo questa foto su Instagram, ve la faccio vedere. Sempre dei, vabbè, dei nuovi capelli, insomma, questa qua. E molti mi hanno chiesto che effetto ho usato, che è l'effetto che uso molto spesso. Vediamo se ne trovo un'altra. Non si vede bene, però non so se vedete l'effetto tipo cromato. E volevo spiegarvi un attimo come facevo. Io ho questa applicazione, questa qui in mezzo proprio a tutte, che si chiama Facetune. Quella un po' alla Harley Quinn. E ecco, allora, praticamente ci clicco sopra. Ecco, c'ho sta foto caricata, non so neanche perché. Praticamente, cosa, a parte che è un'applicazione a pagamento, ma è troppo figa e io la uso molto spesso. Vado su filtri e ci sono tutte queste cose. A parte i filtri che mi piacciono anche un sacco, mi piacciono un sacco quelli pastello. Poi vado sul lente, ci sono tutte queste lenti. Ce ne sono un sacco. E l'ultima si chiama Chromatic. E dà proprio questo effetto, vedete? Tipo con riflessini rosa, blu. Ecco, uso quelli. Visto che me lo chiedete sempre molte, io commento sotto ai commenti, ma magari tutti non vanno a controllare i commenti, quindi ve lo dico qui adesso. E niente, mi sto ancora guardando la live, praticamente è come se fosse una TV 24 ore su 24, anche se a volte non fanno niente di interessante, però è molto interessante per me guardarlo. Oddio, mi si è tipo incastrato un capello nelle ciglia, ok. E mi piace un sacco guardarlo perché io sono molto curiosa, sono appassionatissima del Grande Fratello, lo sapete, se non lo sapete adesso. E quindi lo guardo molto spesso, cioè quando tipo non ho niente da fare, sapete, mi metto e lo guardo. Anche se adesso sono le 9 quasi, io ceno sempre molto tardi, quindi non è ancora pronto. E volevo fare qualche test di patente perché domani devo riandare, domani mattina tanto a scuola, scuola guida lì all'autoscuola. E quindi volevo un attimo, visto che manca poco per l'esame, volevo finirmi tutti gli argomenti che mi sono rimasti perché facendo quelli misti lei me li spiega più o meno. Li so, però comunque sapete sempre meglio fare quelli anche per argomento. Nonostante io abbia mangiato i popcorn al cinema e non li mangio mai perché non siamo abituati ad andare al cinema e mangiare cose lì, oggi invece sì, e quindi mi sono strariempita di popcorn, però sento mia madre sotto che sta cucinando qualcosa perché ho la finestra aperta. Ho sempre la paura che entri qualche insetto perché ho tipo la fobia di qualunque insetto. Entomofobia. Qui c'è scritto anormale ed irritazionale timore o avversione nei confronti degli insetti. Qui dice che è un caso molto particolare, in realtà poche persone ci soffrono perché sapete, allora vi spiego questa cosa: se vedo un ragno non succede niente, cioè può essere un ragno, un insetto tipo lucertole, cose del genere, niente. Poi lucertola è più un rettile, alla fine ok, però se invece vedo un insetto che può essere piccolo così o metà di un capello, cioè giuro, mi prende l'ansia. Quindi è assurdo. Comunque adesso vado a cena, qua lascio aperto le cose della patente, chiudo un attimo lo streaming, anche perché il computer si surriscalda subito. Problemi da computer. Vi porto un attimo giù, vediamo cosa ci hanno preparato per cena. Ecco, classiche scene con Gwenda che rompe. Quando puoi averlo? Allora, cosa abbiamo qua? I miei fagiolini preferiti. E poi, cos'è questo? L'uovo con... Cosa c'è dentro? Yussel. E dove stanno? Ah, forse qua se ne vedo un Mamma mia. pezzo. Comunque, per oggi credo di aver detto tutto.
quello che ho fatto. I vlog praticamente mi sono accorta che dove non faccio granché sono quelli più lunghi perché perdo più tempo a raccontarvi cose, bla bla bla. Oddio no, raga, vedete? C'è un insettone. Sì, io chiamo mio padre. Lui viene. Mi toglie l'insetto. Ah, eccolo, che è una, tipo una farfalla. Ora cercherò di farla uscire. È uscita? Ok, è uscita. Quindi una volta che è uscita, chiudo la porta. Ok. Perfetto. Come combattere gli insetti con Ila. Detto ciò, dopo questa bellissima cosa, qui adesso io vado a lavare i tatuaggi, metto crema, metto pigiama. Anche perché questa maglia che ho su adesso l'ho presa dai Primark ed è nuova e ha la parte sotto grigia, vedete? E sono stata attenta tutto questo tempo a non far attaccare le labbra Pantenol perché non so chi di voi ha i tatuaggi, eccetera, ma io ho rovinato decine e decine di magliette perché comunque erano così, cioè sul nero tipo non si vede. Infatti, come maglietta del pigiama sto usando questa che è nera. E niente, quindi. Mi pesa troppo il braccio con questa macchinetta. Adesso vado, faccio queste cose e io, come sempre, spero tanto che questo vlog vi sia piaciuto. Ah, una cosa che non vi ho detto. Se anche voi avete visto Bridget Jones Baby, commentate qua sotto e scrivetemi cosa ne pensate, perché sapete che io tengo sempre molto a questi pareri, insomma, confrontiamoci e vinceremo contro tutti. Detto ciò, ancora un bacio grande e ci vediamo al prossimo vlog.